Nel 2010, frutto dell'incontro fra me e il collega di ingegneria informatica Fabio Massimo Zanzotto a Roma Tor Vergata, dove lavoravo, è nato il progetto che abbiamo intitolato Scritture Brevi. Scritture Brevi è un'etichetta comprensiva, inclusiva. Abbiamo cominciato a parlare delle abbreviazioni tipiche del linguaggio giovanile che si manifestano nella cosiddetta lingua degli SMS o lingua di internet, quelle abbreviazioni che sono così osteggiate in molti casi dalla popolazione adulta. E abbiamo osservato in queste forme non una congerie di elementi illogici o indistinti, bensì abbiamo cominciato a intravedere delle razionalità, delle logicità in particolare che potevano essere confrontate con le abbreviazioni che hanno sempre accompagnato la storia dell'uomo da quando ha incominciato a scrivere, a tracciare segni visibili che poi sono diventati i sistemi grafici della storia, gli ideogrammi e infine gli alfabeti. Abbiamo osservato cioè che dei procedimenti di sintesi grafica accompagnano sempre l'uomo nel momento in cui questi decide di rendere visibile il pensiero o la lingua attraverso dei segni concreti. Abbiamo così chiamato scritture brevi tutta la serie delle abbreviazioni che noi conosciamo come sigle, acronimi, accorciamenti, vari tagli che colpiscono la struttura grafica di una parola, come pure la struttura di intere frasi. E con questa terminologia scritture brevi abbiamo ricompreso quelle che sono le abbreviature tipiche di importanti discipline accademiche come la paleografia, l'epigrafia, la papirologia, ma anche poi i sistemi grafici che sono alla base dell'algoritmo del motore di ricerca. C'è una trafila infatti che si collega alla linguistica del 1600 a cui il linguaggio informatico si ispira, che parla di ridurre in senso etimologico, cioè ricondurre la molteplicità delle manifestazioni grafico-linguistiche a una lingua scrittura unica, universale, che possa essere comprensibile a tutte le popolazioni del mondo. Nel 1600 si pensava in questo modo di superare quelle che potevano essere le diatribe, i dibattiti, le discussioni religiose. E in tal modo vi era l'idea di poter pervenire a una serie di segni minimi che potessero in qualche modo riassumere la conoscenza e che potessero veicolare, diventare veicoli, strumenti per la conoscenza del mondo. Abbiamo ritrovato in questa, per esempio, nella costruzione iconica come oggi è tipica, tipicamente rappresentata nei desktop dei nostri computer o dei nostri smartphone, quello che è il risultato di questo procedimento di riduzione, cioè noi oggi accediamo alla conoscenza del mondo attraverso il motore di ricerca, selezionando nella stringa che il motore di ricerca ci mette a disposizione, selezionando appunto i termini più significativi, eliminando altri termini oppure attraverso le cosiddette app, icone che
racchiudono, che diventano la nostra porta, il nostro uscio che ci conduce verso le forme, tutte le vie, che ci apre tutte le vie della conoscenza. In questo modo il linguaggio informatico ha in un certo senso riprodotto e reso attuale di nuovo il discorso sull'universalismo linguistico ricercato attraverso il piano grafico. Abbiamo ancora tutti noi, indipendentemente dalla lingua che parliamo, attraverso una stessa logica accediamo alla conoscenza universale che ora ci è trasferita dal motore di ricerca. Ad ogni modo, questo discorso non lo abbiamo portato avanti da soli, abbiamo organizzato quindi una serie di incontri con esperti di lingue e di scritture dall'antichità ai nostri giorni, quindi esperti di epigrafia, ma anche di informatica, di lingue antiche come di linguaggi degli SMS e delle chat, si sono riuniti insieme in uno stesso tavolo e abbiamo riflettuto per far nascere questa nuova etichetta, questa etichetta che noi consideriamo nuova. Sul piano sintattico, scritture brevi, le scritture brevi fanno questo, ovvero si sottraggono al cosiddetto principio della linearità del segno linguistico e della linearità della catena fonica con cui noi siamo stati abituati a leggere, ovvero noi abbiamo imparato a leggere nel nostro caso da sinistra a destra perché sappiamo che la scrittura alfabetica, diciamo così, riproduce segno per segno i suoni della lingua, con alcune eccezioni che ben conosciamo quando incominciamo a leggere a leggere e a scrivere da bambini la nostra lingua, come quando incominciamo a leggere e a scrivere la lingua straniera. Mentre secondo il principio di scritture brevi viene contrastato il principio della linearità del segno nel momento in cui noi catturiamo percettivamente alcuni segni come delle componenti uniche ed unitarie. Tutti conosciamo, è abbastanza diffuso oggi, il simbolo due punti, trattino, parentesi, chiusa o aperta per indicare lo smile. Ebbene, dal punto di vista della variazione generazionale, un parlante alfabetizzato della vecchia generazione, posso pensare a un nonno all'interno di una famiglia, leggerà questa serie di segni linearmente, come due punti, trattino, parentesi. Un ragazzo, le nuove generazioni, dunque lo leggerà come un corpo unico, vedrà rappresentata in questo senso una faccia. Queste noi le chiamiamo scritture brevi, così come noi chiamiamo scritture brevi la serie degli emoticon che ora sono incorporati all'interno dei sistemi informatici, per cui la sequenza dei segni viene automaticamente dal sistema trasformata in una faccina o in un emoticon, tipico il simbolo del cuore che viene rappresentato dalla sequenza digitata cosiddetta minore di 3 e che il sistema ci riproduce in automatico come il cuore. Va ricordato all'interno del nostro discorso il fatto che nel 2011, ed erano proprio i mesi in cui a Roma Tor Vergata si stavano svolgendo i workshop di cui parlavo prima, nel marzo del 2011 l'Oxford English Dictionary ha introdotto al proprio interno, ha accolto il simbolo del cuore, primo simbolo non alfabetico ad essere accettato, ammesso in quello che è uno dei più importanti dizionari della lingua di tutto il mondo, ovvero anche la lessicografia e anche coloro che si occupano dei dizionari stanno riflettendo e stanno in qualche modo recependo quella che è una novità
culturale importante, cioè l'ingresso all'interno della nostra cultura di un modo di leggere che rispetta il concetto dell'icona, il concetto di simbolo. Ricordiamo fra i luoghi, gli ambienti digitali di massima manifestazione delle scritture brevi, oggi possiamo ricordare Twitter che ha elevato l'abbreviazione, per così dire, a stilema. Noi su Twitter siamo obbligati a articolare, a comporre un messaggio all'interno, entro il limite massimo di 140 caratteri. Questo attiva una serie di procedimenti di abbreviazione che divengono necessari nel momento in cui non è possibile altrimenti inviare il tweet, pubblicare il tweet che sia più lungo di 140 caratteri, e in più il fatto che Twitter ora sia diventato un mezzo social professionale utilizzato non più, non soltanto dai ragazzi, bensì in ambienti come quelli del giornalismo, in ambienti anche di letteratura, questo comporta in qualche modo uno sdoganamento delle scritture brevi, delle abbreviazioni che non si possono più incolpare come forme scorrette utilizzate dai giovani, bensì alcune delle forme di applicazione della scrittura dei nostri tempi. Il valore aggiunto di un progetto come Scritture Brevi, secondo noi, sta nell'aver messo insieme un quadro che tiene conto della diacronia linguistica e quindi di aver osservato i ritorni, le consonanze, le riproposizioni di forme che l'uomo ha sempre utilizzato, ma che particolarmente per il linguaggio giovanile sono state sempre un po' ostracizzate. Quindi noi, rimettendole in discussione e mettendole in confronto, confrontandole con le forme che invece la ricerca, su cui la ricerca si è sempre soffermata, come possono essere le abbreviature paleografiche, appunto, le abbiamo ricomprese all'interno di un'etichetta unica, inclusiva, solida. I lavori dei workshop Scritture Brevi sono stati pubblicati nei quaderni della rivista Linguistica Zero, diretta da Domenico Silvestri, ed è una rivista digitale dell'Università Orientale di Napoli. E poi, a partire dalla ricerca Scritture Brevi, è nato un esperimento social che è abbastanza giovane eppure già molto seguito. Si tratta del blog disponibile al sito www.scritturebrevi.it e contemporaneamente dell'hashtag su Twitter Scritture Brevi, tutto attaccato naturalmente per consentire poi la ricerca. Molti tweet sono prodotti oggi con questo hashtag, ovvero al di fuori del nostro gruppo vi è un interesse e si è dimostrata curiosità, si è dimostrato interesse per questa etichetta che a quanto pare è un'etichetta che funziona.